Salve a tutti, con questo piccolo tutorial, videoguida, voglio spiegare come si può creare una chiavetta USB buttabile, quindi avere su di Linux che funziona da chiavetta con uno spazio dedicato al salvataggio dei file, quindi poter provare su di Linux a una velocità pari a quella di una installazione e avere anche un luogo dove salvare i dati e i file che si intende costruire. Per fare questo uso Unebooting, che è questo programma qui, si trova nell'ultima distribuzione oppure si installa da strumenti di amministrazione, si clicca, ecco i file. È una chiavetta da 4 giga, una verbatim. Qui ho il file di partenza, il file ISO che si scarica da internet al sito del CNR. Allora, Unebooting è semplicissimo, basta cliccare qui e dire che il file che si trova sulla scrivania Sodi Antimatica, appunto, che è l'ultima ISO, sarà quello del sistema operativo di questa chiavetta. Inoltre dirò che voglio 500 mega liberi per poter mettere dentro i dati che intendo fare, perché questa è una chiavetta da 4, Sodi Linux ne occupa 3.1, e a questo punto dire ok. Ecco che il programma dirà copio tutti i file perché c'era già un altro sistema, dirò sì, se la chiavetta è nuova non ci sarà questa schermata e quindi comincia a estrarre i file qui dentro e quando avrà finito questa chiavetta sarà un sistema operativo completo che potrà essere utilizzato senza nessuna preoccupazione. Allora, sui netbook in particolare che non hanno il lettore DVD e quando si vorrà installarlo, semplicemente dopo che si è provato e si è visto che va, che si sono salvati i dati, da amministrazione si dirà installa Relase. A questo punto parte l'interfaccia di installazione, come adesso faccio una micro simulazione, e in 7 passi pare si può installare la chiavetta sul sistema operativo. Conviene fare abbastanza attenzione, ecco queste sono le prime 7 passi, la prima schermata dell'installazione. Adesso qua esco perché mi interessa. Attenzione alla installazione avvenuta sui netbook perché di solito hanno una partizione di recovery nascosta che il boot alla partenza di Sodi Linux mette in evidenza come prima partizione. E chi avrà Windows sotto e farà partire quella partizione lì, cancellerà tutti i dati e ritornerà ad avere Windows perché è il recovery. Bisognerà stare attento a quello che c'è scritto nella lista delle partizioni e non scegliere il recovery, ma scegliere Windows. È l'unica attenzione, quindi è un'operazione da fare un po' in compagnia con chi è un po' esperto. Per risolvere un po' questo problema, noi in sistema, in amministrazione, abbiamo messo un programma che aggiusta il recovery, o perlomeno che nasconde la partizione di recovery. Però è un programma nascosto. Per tirarlo fuori si fa su applicazioni, tasto destro, modifica menu, e dopo aver modificato il menu esce fuori una schermata, eccola qui, e si va a dire che nella amministrazione mi voglio vedere Group Customizer, che è un programma che c'è nella distribuzione ma nascosto perché non è da tutti. Eccolo qui, questo è Group Customizer. Cliccando qua si vedranno tutte le partizioni. Adesso se clicco non so se funziona perché sta facendo anche una chiavetta e la macchina è un po' impegnata. Invece è partito, però bisogna vedere se lo apre. Si vedranno tutte le partizioni. E la partizione di recovery si toglie la spunta, si salva in maniera che poi dopo alla fine quando si vedrà il recovery non si vede, oppure si lascia, però si fa attenzione quando si parte da Windows non si fa partire il recovery, altrimenti la macchina piallerà, spianerà il computer e ritornerà a Windows completamente nuovo come è nato dalla partenza, perché i nuovi netbook non hanno i CD di partenza, ma hanno una partizione di recovery. Chiudo Group Customizer perché non ce la fa. Ecco, quindi possiamo aspettare che la nostra chiavetta sia pronta e poi dopo possiamo usarla su vari computer, bella come il sole. Buona sperimentazione.